Amici di Nerviano Web TV, buonasera. Oggi è mercoledì 6 giugno, siamo alla Sala Bergognone del Comune di Nerviano perché questa sera proietteranno Fuori Tema del Centro Giovanile Non Sono Gian Burrasca. Ora andremo a sentire alcuni dei protagonisti del lungometraggio e gli organizzatori. Andiamo insieme. Siamo qui con Martina, attrice protagonista del lungometraggio Fuori Tema. Ciao Martina. Ciao. Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza? È stata un'esperienza bella perché comunque siamo stati tutti insieme, abbiamo fatto video durante il martedì pomeriggio nel laboratorio e siamo stati qui in paese e abbiamo girato delle scene veramente carine, anche se alcune un po' complicate. La storia è un po' complicata, parla di una ragazza che non, in una scuola non si ritrova a far parte di nessun gruppo, né delle fashion, di quelli che fanno calcio, e allora si sente un po' in disparte. Allora con sua cugina inizia a andare da una maga che le consiglia di provare con la fortuna e di lanciare delle monete in una fontana, e quando io poi andrò a fare quello che mi ha detto la maga, io mi trasformerò di volta in volta in una secchiona o una persona diversa da quello che sono, e alla fine del film capirò che comunque è meglio essere se stessi. Ci sono dei momenti in cui credi, magari non è capitato a te, però è capitato a qualcuno dei tuoi compagni, si è sentito in disparte come la protagonista di questo lungometraggio? Nella mia classe penso di no, comunque, perché noi siamo abbastanza uniti, anche se ci sono sempre dei gruppi in ogni classe, però no. Questa esperienza di teatro è una cosa che ti ha appassionato e che pensi che ripeterai in futuro? Spero di sì, se ne avrò la possibilità. Ciao, nomi? Chiara, Valentina, Giulia. Voi fate parte del gruppo delle Fashion Girl, immagino. Ok, nel film, nel lungometraggio. Nella vita? La vita, ragazza di scuola, normale. Non Fashion Girl? No. Ragazza normale... Anche io, normale. E è stata un'esperienza bella perché non avevo mai fatto una cosa del genere e niente, un po' a ridere perché non riesci, sei presa dall'emozione, un po' non riesci a recitare, poi però la impari bene e ci riesci. Anche a me mi è piaciuto, cioè è stato per la prima volta, non avevo mai fatto un film e mi è piaciuto. Cioè, hai rapporti nuovi con amici, scopri nuove amicizie anche. Pensate che ci sia qualcuno che come Martina, la protagonista del lungometraggio, si senta un pochino in disparte rispetto agli altri gruppi? Sì, secondo me sì, più di una persona. Come è fatta una persona dovrebbe piacere. Allora, fate la seconda e la terza media. Questa esperienza sarà qualcosa che vi porterete come hobby o passione nel futuro? Sì. Sì, sì. Allora, siamo qui con Genoveffa, però il tuo vero nome è? Sara. Che nel lungometraggio fa la zingara. Raccontaci un po' di questo ruolo. Sì, è stato bello farlo, però adesso che proiettano il film un po' mi vergogno. Avevo anche dei vestiti strani, quindi... Una bella esperienza. Sì, sì, è bella. Anche l'anno scorso l'abbiamo fatta. Quindi è già il secondo anno per te, attrice già da tempo. Sì. Com'è stato recitare in questo lungometraggio? Sì, è stato bello, solo che anche l'espressione, anche come dire le parole, è un po' difficile, però dopo ci riesce, una cosa normale. È un'esperienza che pensi che ti porterai nel futuro, cioè questa passione per il teatro? Sì, a me piace recitare, però non credo che mi porti a un risultato. E cosa farai l'anno prossimo? Andrò a fare la scuola Bernocchi Moda. Con Genoveffa il destino non ti beffa. Altri due protagonisti di questo lungometraggio, l'angelo e il diavolo. Chi fa l'angelo? Valerio. Io Jacopo, il diavolo. Sei un angelo solo nel lungometraggio o anche nella vita? Nella vita sono più un diavolo, come può dire ben il diavolo nel film. Però il nostro, diciamo, manager ci ha dato questa opportunità di scambiarci un po' i ruoli anche. È stato un po' difficile perché nella vita io sono un po' fatto così, un po' diavolo. Però mi è piaciuto e questa esperienza, ho già fatto un film l'anno scorso
e mi è risultato abbastanza facile. No, a me è piaciuto per le parti, perché mi ci ritrovo, diciamo. E purtroppo non posso più ripeterla perché l'anno prossimo andrò alle superiori, anzi si spera. E faccio un augurio a tutti gli altri che lo rifaranno. Che cosa farai l'anno prossimo? Che scuola hai scelto? Alberghiero, dato che i miei genitori hanno un ristorante. Però da grande voglio fare l'allenatore di nuoto. Io ancora l'anno prossimo da fare in questo centro aggregativo e spero che anche l'anno prossimo il nostro capo ci chiederà di fare un altro film, perché a me mi è piaciuta già molto questa esperienza. Ciao a tutti. Anche i miei fan. Siamo qui con il gruppo di sportivi del lungometraggio. Siete? Allora, Giuseppe. Edoardo. Luca. Com'è stata questa esperienza? Beh, è stata emozionante, cioè non avevamo mai fatto un film. È stata una cosa nuova. È stata una cosa nuova, come ha detto Giuseppe. Anche per te era la prima esperienza? Sì, e poi quando abbiamo fatto le prime scene ci veniva da ridere, non riuscivamo a parlare. Però dopo impegnandoci abbiamo riuscito a superare i nostri intoppi. Sì, anche per me è stata una nuova esperienza, molto bella. E anche perché abbiamo lavorato in gruppo e... sì, ci siamo divertiti, come hanno detto i miei compagni, ci siamo messi a ridere un bel po' di volte, anche perché cioè, le scene erano un po', diciamo, goffe, e sì, è stata la prima esperienza. Cioè. Nella vita sei sportivo? Sì, molto. Tu? Due sport faccio, calcio e sci. Nuoto e poi calcio. C'è anche qualcuno che, come Martina, la protagonista, si sente un pochino più in disparte? Ci sono molti ragazzi o ragazze che si sentono in disparte, stanno sempre all'angolino e non vanno con gli altri a giocare, magari a divertirsi. Perché cioè, magari questa persona non è tanto brava, è debole e gli altri la prendono in giro, quindi lei rimane isolata dagli altri. Basta così, ciao! Ciao! Siamo sportivi. Siamo sportivi. Andiamo, sì, siamo sportivi. Andiamo, diciamo sempre noi. Sì. Sportivi. Ciao a tutti. Ciao. Siamo con il gruppo dei secchioni. Ciao. Ciao. Ciao, come ti chiami? Davide. Luca. Valentina. Omar. Ma siete secchioni anche nella vita? Io sì. No. Neanche morta. No. Com'è stata questa esperienza? Bella. Interessante. E divertente. È stata un'esperienza, diciamo, positiva, mi ha fatto sentire un pochino più secchiona del solito, perché non lo sono neanche un po', perciò è stata un'esperienza molto bella. Ti è piaciuto interpretare questo ruolo? Sì. Non ti piace il ruolo da secchione? No. Per te? Allora, io non sono un secchione nella vita, però cioè, questo film a me mi è piaciuto. Perché è stato creativo, cioè la storia l'abbiamo creata noi. Sarà una passione che porterete anche più avanti? No, non mi piace recitare. No? No. No. Per voi, anche se siete ancora in seconda media, avete ancora la possibilità l'anno prossimo di partecipare a un altro lungometraggio. Sì. Pensi che lo farai? Sì, sicuro, sicuramente. Boh, non lo so. Non lo so, forse sì. Allora. Ciao. Io non sono secchiona, evviva la vita da non secchiona. Grazie, grazie, ciao. Oh, il gruppo degli poppari, finalmente. Il gruppo più divertente per te? Sì, per me sì. Come ti chiami? Samun. Tu? Oh. Tu? Giorgio. Giuseppe. Allora, vi siete divertiti? Sì, sì, molto. È il primo anno che fai questa esperienza? Sì. Per te? Sì. Sì. No. È il secondo anno? Sì. Nella vita siete i poppari? Sì, io sì. Oh. No. Un po'. Secondo te andrai avanti ancora a recitare? Per me sì. Se mi chiamano, sì. Vengo. Speriamo. Tu fai la seconda, quindi la terza, quindi anche tu sei all'ultima possibilità con il centro. Sì. Ma l'importante è che passiamo l'esame, però un po' di paura per le lingue, basta. Vabbè, dai. Bella. Nerviana? Io! Sta bella. Grazie! Bella! Christian?
Organizzatore, educatore, ci vuoi raccontare un po' questa esperienza? L'esperienza del laboratorio Ciak Si Gira, e quest'anno è Ciak Si Gira 2, è un'esperienza molto, molto coinvolgente, anche faticosa, che coinvolge i ragazzi, in cui appunto si viene a conoscere i loro interessi, il loro impegno, il loro entusiasmo. È un lavoro lungo, che però alla fine si arriva a questo momento ed è anche gratificante. E come hai trovato i ragazzi? Tutti coinvolti? Guarda, quest'anno è il secondo anno, come dicevo, e chi ha fatto l'esperienza lo scorso anno era un po' meno motivato rispetto alla prima esperienza, mentre i ragazzi che non hanno partecipato lo scorso anno ci hanno dato una notevole carica di entusiasmo e di voglia di collaborare, inventiva, fantasia, proprio per costruire poi insieme il film. E che tipo di strumentazioni avete utilizzato per girare questo film? Bella domanda. Noi volutamente questo progetto vuole anche far capire ai ragazzi come basta poco per fare le cose, e non conta poi fare un risultato che sia professionale. Il proprio nostro obiettivo è quello di far capire ai ragazzi come con la volontà, con l'impegno e anche con una semplice telecamera si possa poi fare un buon risultato, e poi comunque sentire le loro urla, la loro felicità di questa sera ci gratifica molto. Senti, pensi che questo progetto rimarrà a livello locale o ha la possibilità magari di andare in qualche festival, qualcosa per i giovani? Il Non Sono Gian Burrasca è un progetto comunque comunale, quindi la destinazione principale è quella, e per noi già renderci un progetto significativo a livello di comune di Nerviano è già un primo passo importante, tant'è che nel corso degli anni siamo diventati un punto di riferimento per i ragazzi delle scuole medie. Poi se ci saranno altre possibilità, non chiudiamo nessun porto, però noi vogliamo essere anche comunque un punto di riferimento per i ragazzi di questo comune. Il risultato noi lo stiamo vedendo perché è proiettato in questo momento in sala, quindi sicuramente vi auguro che vada oltre al comune di Nerviano. Perfetto, vi ringrazio, scappo perché devo regolare gli audio. Grazie. Ciao.